regalato un gol su una rimessa laterale al 46esimo quando loro erano rimasti in 10 ed era il momento peggiore per prendere gol. Siamo stati ingenui su una rimessa laterale e far mettere dentro la palla. Poi dopo, secondo me, il secondo tempo abbiamo iniziato col piglio giusto e poi dopo loro sicuramente hanno fatto la loro partita e di rimessa ci hanno creato qualche problema con Kedim, l'11, che era un giocatore rapido, veloce, che attaccava gli spazi, non dava riferimenti e perciò ogni volta che tiravano sulla palla poi dovevamo rincorrere e cercare di recuperare per poi tornare ad attaccare. Quarto risultato utile consecutivo, sicuramente dobbiamo migliorare, però lo sappiamo e lo sapevamo e oggi secondo me nel computo generale i ragazzi hanno dato il massimo impegno, sicuramente bisogna migliorare in tanti aspetti. Mi aspettavo rientro migliore, peccato perché potevamo portarcela a casa e abbiamo spinto tanto. Il rammarico sono i due punti persi, diciamo, anche se come sono andate le cose con le due ripartenze loro potevano farci male e potevamo andare via con 0 punti. No, avevamo preparato la partita bene, anche perché tra le linee riuscivamo sempre a trovare Akenza, che ha fatto una bellissima partita a mio avviso. E potevamo sfruttare magari sotto porta qualcosa in più, anche perché loro concedevano avendo i due difensori dietro un po' più lenti rispetto alle nostre punte. È mancato veramente solo il gol. Il nostro obiettivo è sempre la salvezza, come è sempre stato e sempre lo sarà. Fare 4 risultati utili consecutivi va sempre bene, cioè nel senso sono sempre 6 punti, no aspetta, 8 scusa, sono 8 punti che fanno bene e muovono sempre la classifica. Ma io credo che la gara l'abbiamo fatta noi, anche perché se guardiamo quello che abbiamo creato e le occasioni che abbiamo sprecato, credo che nessuno ci può dire oggi che abbiamo rubato nulla e se avessimo vinto questa sarebbe stata la cosa credo più giusta che sarebbe, però oggi abbiamo conquistato un punto, va bene così per tutte e due le squadre. Ho visto il primo tempo che noi abbiamo fatto più di contenimento che d'attacco. Sicuramente nel secondo tempo, in 10, abbiamo fatto uno sforzo veramente enorme e devo dire bravi ai ragazzi, dove abbiamo avuto 6 occasioni da gol, di cui 3 nitide che non abbiamo sfruttate ed un rigore sbagliato che credo questo possa dire tutto nella gara che abbiamo disputato nel secondo tempo. La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.